fauna, uomini, eccetera. E quasi sempre erano sia piante utilizzate dalla strega per la magia nera, ma anche piante scacciastreghe, per una sorta di contrappasso simbolico. Poi abbiamo lo Yoshanus Niger. Che cos'è il giuspiano? Che in alcune regioni si chiama pamporcino. Non so se anche qui, però in Toscana si chiama pamporcino, per esempio. Ed è buffo perché questa pianta era invece una pianta di Circe. Quindi era una pianta con cui Circe avrebbe fatto, secondo la tradizione, il filtro che ha trasformato i maiali in compagni di Ulisse. Ecco qui il pamporcino, di nuovo ritorna nel nome questa cosa del maiale. Perché il maiale? Perché Circe trasforma i maiali in uomini? Perché i maiali erano gli animali che venivano sacrificati alle divinità del sottosuolo, alle divinità infere. Quindi eccola qui la natura infera, ctonia di Circe, che addirittura ha bisogno di maiali che le vengono sacrificati, l'animale del sottosuolo, e che ritorna nella sua pianta, giuspiano, il pamporcino, ancora nella tradizione moderna. E poi naturalmente c'è l'andragora, la pianta magica per eccellenza, anche questa veniva chiamata erba circea, quindi era una pianta maneggiata e utilizzata prevalentemente da Circe. La seconda, invece, il secondo gruppo di piante che compaiono nelle fonti che ci parlano dei preparati delle curatrici popolari sono invece piante che appartengono, sono le piante della medicina dolce, no? Anche l'erboristeria moderna, la fitoterapia utilizza queste piante e sono piante quasi tutte che appartengono a una tradizione femminile, anche in questo caso, quindi piante che curavano i malesseri delle donne. E che ne riportano anche la traccia nel nome, perché abbiamo l'Artemisia, per esempio, Artemisia che ci riporta il nome della dea Artemide. Artemide era la dea protettrice delle partorienti, quindi era, si diceva, una pianta che poteva alleviare il dolore del parto, altra pratica proibita, della strega, perché non si poteva. Era vietato, era proibito alleviare il dolore del parto nel Medioevo, che naturalmente la donna doveva partorire soffrendo. Però queste donne sapevano come si poteva un po' alleviare il dolore, attraverso degli unguenti, attraverso il massaggio, attraverso alcuni accorgimenti, ma lo dovevano fare di nascosto. Ecco, nel mito si dice che l'Artemisia fosse la pianta con cui Artemide aveva aiutato sua madre Leto a partorire il bollo, facendola soffrire poco. Poi abbiamo la matricaria camomilla, anche questa compare spessissimo, la camomilla nei preparati delle curatrici, e anche questa si chiama matricaria, quindi riporta la matrix all'utero, quindi era una pianta dolce, una pianta che veniva utilizzata proprio per curare i disturbi femminili. Abbiamo la betonica. La betonica, cosa ci dice la betonica? Ci sono dei modi di dire, no? Forse anche qui ce l'avete, noto come la betonica, famoso come la betonica. La betonica era una pianta che cresceva ovunque, era facilissima da trovare e quindi tutte queste medichesse la utilizzavano per i loro farmaci, tanto che loro stesse venivano chiamate betoniche. Ora io sono lodigiana e a Lodi la betonica è un po' la pettegola, l'ho usato semplicemente per questo, proprio perché comunque erano donne che sapevano tutto di tutti, che raccontavano magari qualche segreto gli scappava, quindi erano le pettegole del paese effettivamente. Utilizzavano molto questa pianta. Poi c'è l'iperico, c'è la malva è pianta emolliente, pianta femminile anche in questo caso. E infine la verbena, che già i latini dicevano, vedevano in questo nome verbena un anagramma del nome di Venere. Verbena ricordava Venere, quindi era una pianta in qualche modo afrodisiaca, una pianta comunque utilizzata proprio per l'apparato riproduttivo delle donne, eccetera. Quindi ecco, una tradizione che si porta avanti, direi quasi dal mito fino alla storia più recente, cioè alla storia popolare che magari per chi conosce la parte più recente della tradizione popolare erboristica arriva fino a qualche generazione fa. Quindi è una storia molto interessante anche quella delle piante. Bene, che dire, io ho chiacchierato per una bella oretta. Mi dispiace un po'.
po' aver omesso qualcosa su Hildegarda di Bingen, perché mi piaceva raccontarvi di lei. Però lascerei anche a voi di decidere se volete lasciare un po' di spazio a qualche domanda, oppure se preferite che vi racconti di Hildegarda, o se volete aggiungere qualcosa, insomma, su questo valtello. Sarebbero molte altre cose da dire, però troppe, troppe. Ho portato anche qualche ricetta in realtà. Se vi interessa posso leggervi qualcosa. Insomma, lascerei decidere a voi come concludere la serata. Leggo una ricetta? Vabbè, allora Hildegarda ve la racconto così, attraverso una sua ricetta. Beh, quindi, la leggo direttamente. Leggo, vediamo quale delle due è più interessante. Oppure contro un raffreddore? Forse contro un raffreddore. Una delle due ricette era quella contro il mal di testa, tutta la malinconia. Garda di Bingen, questa santa dell'anno 1000, ci parla della depressione, quindi una donna modernissima. E gli storici dicono che se non fosse stata protetta dalle mura del monastero sarebbe sicuramente finita sul rogo, per le cose che diceva, per ciò che faceva, per come curava, eccetera. Però forse vi leggerei l'altra, quella contro il raffreddore, che dice così: se si sente troppo dolore nel soffiarsi il naso, si prenda un poco di finocchio e 4 volte tanto di aneto e li si metta sopra una tegola di pietra o sopra un mattone leggero riscaldati al fuoco e si spargano qua e là il finocchio e l'aneto affinché facciano fumo e con le narici e con la bocca se ne aspiri il fumo e l'odore. Si mangiano poi con il pane il finocchio e l'aneto scaldati, come si è detto, su una pietra. Così si faccia per 3 o 4 o 5 giorni, sino a quando il flusso della testa e delle narici si sia sciolto dolcemente e gli uori effluenti si siano separati delicatamente. Il calore e l'umidità del finocchio, in vero, raccolgono e contraggono gli uori sparsi separati indebitamente e l'asciutta freddezza dell'aneto li secca, se entrambi vengono temperati insieme sopra il mattone bollente, in ragione della sua natura sana. Quindi da una forma di aerosol di fumetto fatto con il finocchio e con l'aneto, a Hildegarda piace sempre spiegare appunto le cause, oltre che le cure, cioè perché queste piante curano, per la loro natura, evidentemente umida o secca, calda o fredda. E la cosa interessante è che poi, dopo aver inalato i vapori del finocchio e dell'aneto, siccome una volta non si buttava via niente, vengono poi ingeriti. Ciò che rimane viene messo sul pane e mangiato, oppure a volte venivano messi nella zuppa, nella minestra, e comunque mangiati, perché c'era una consapevolezza assoluta del fatto che comunque le piante della salute, cioè che l'alimentazione era una parte importante del farmaco e della cura. Quindi le stesse piante che venivano utilizzate per fare la medicina, il medicinale, venivano anche nascoste in qualche modo nei piatti gastronomici, magari nell'impasto di una schiaccia, di un pane, come i fiori del sambuco per esempio, no? Il pane delle streghe si chiama, perché con i fiori del sambuco veniva fatto un pane che era considerato curativo, oppure queste piante venivano messe nel ripieno dei tortelli e quindi ingerite anche in quel modo. Quindi insomma c'era proprio questo trascolorare tra medicina, farmaco e alimentazione, cibo, che è proprio parte integrante della consapevolezza delle donne, che poi sono quelle che si sono sempre occupate anche del pasto, no? Della preparazione del cibo. Posso farti io? Ci avrei diverse di domande, però faccio due. Due, va bene. La prima è fatto salvo, cioè dei resoconti dell'Inquisizione, quindi delle streghe che confessavano tutto quello che facevano, ovviamente quindi non conta niente. Fatto salvo tutta la pratica, diciamo, dall'imbroglio
eccetera, che ci sembrava stata al muro come c'era l'agricoltura, eccetera, ma cosa credevano loro in effetti, cioè cosa pensavano loro rispetto a queste pratiche, tenendo conto anche del fatto che non c'era questa conoscenza, diciamo, dei meccanismi dell'universo. La seconda è, siccome mi è capitato di trovare persone adesso, cioè non adesso ma pochi anni fa, che curavano con il segno e con le parole, come hanno fatto a sopravvivere a tutti, donne, come hanno fatto a sopravvivere a tutto questo, cioè a tutto quello che è stato fatto contro questo tipo di pratiche. Persone che guarivano il fuoco di Sant'Antonio i vermi, facendo semplicemente il segno e pronunciando le parole. Cioè, vuoi dire come hanno fatto questi saperi a sopravvivere? Sì. Beh, allora, secondo me sono sopravvissuti proprio perché erano tramandati in quel modo, erano tramandati oralmente. Allora, è vero che probabilmente molto è stato tagliato fuori dal periodo delle persecuzioni, no? Perché sappiamo che poi a un certo punto queste donne, quando hanno capito di correre dei seri e reali pericoli, hanno dovuto cominciare a praticare in modo molto nascosto questi saperi. Addirittura si dice che nel 1600 la citazione di donne curatrici di Menichese quasi scompare, no? Perché diventa assolutamente sotterraneo questa pratica di... Però la pratica, il tramandare normalmente non si interrompe mai, secondo me. Magari qualcosa è andato perso, però poi ha continuato a essere tramandato. E proprio perché veniva trasmesso in modo quasi iniziatico, si è mantenuto puro, si è mantenuto molto vicino all'origine. E quindi, paradossalmente, quelle pratiche che oggi studiano gli antropologi, gli studiosi delle tradizioni popolari, sono molto simili, molto vicine a quelle antichissime. Quindi, invece, la tua prima domanda, ora non so, cosa pensavo? Le cosiddette streghe, cioè se ci credevano. E questo bisognerebbe chiederlo a loro. No, è chiaro. Sì, però... sì. Beh, certamente c'era una parte che era quella erboristica, diciamo, che era corroborata, diciamo, dalla pratica, dall'esperienza, no? Quindi sapevano che quelle medicine curavano, sapevano che la malva era emolliente, sapevano che l'unguento di rose, se massaggiato sul ventre della partoriente, aiutava e facilitava il parto, per esempio, no? O l'olio di viole, si è massaggiato nelle parti intime mentre la donna era in travaglio, cioè c'erano alcuni saperi che erano saperi pratici che venivano messi in campo perché funzionavano. Poi c'è tutta la parte, come dicevi tu, un po' mistificatrice, no? Questa curatrice era anche un'indovina che diceva il futuro. Ecco, allora quanto ci fosse di imbroglio, quanto ci fosse di credere veramente nella parte divinatoria della propria vocazione, ecco, forse questo andrebbe indagato figura per figura. Certo, spesso erano anche donne che dovevano sopravvivere. Queste curatrici spesso erano donne sole, anche per me erano emarginate dalle loro comunità, cioè erano donne che dovevano guadagnarsi da vivere, non avevano la protezione di un uomo, non erano sposate o erano vedove, dovevano lavorare e quindi pur di guadagnare qualcosa dovevano inventarsi, insomma, qualcosa che portasse ciccia, diciamo, nel loro borsellino. E quindi può anche essere che ci fosse una parte un po' costruita di questi personaggi che si creavano. Questo sì, però ecco, questo forse andrebbe indagato figura per figura, caso per caso. L'altra ricetta di Ildegarda, sì, allora, l'altra quella contro la malinconia, sì. Interessante perché Ildegarda parla molto di malinconia, lei stessa era una grande malinconica probabilmente, oltre che una grande mistica. Noi la chiamiamo depressione, allora la chiamavano bile nera o melanconia, malinconia. Insomma, Ildegarda ci dice che se la malinconia è suscitata da diverse febbri fa dolere il cervello di un uomo, questi prenda malva e il doppio di salvia e le batta in un mortaio sino a ottenerne il succo. Vi aggiunga poi un poco di olio di oliva e, se non ne avesse, un poco di aceto, e lo stenda quindi di fronte alla sommità del capo, sino alla nuca, e vi leghi poi un pallo. Faccia questo per tre giorni, ecco il numero magico, il numero magico delle curatrici, ritorna anche in Ildegarda.
e in questi tre giorni rinnovi verso sera l'olio o l'aceto e continui così sino a quando starà meglio. Infatti il succo della, ecco le cause, il succo della malta la secca, l'olio di oliva blandisce la testa spossata e l'aceto estirpa l'accumulo della malinconia e tutti e quattro combinati insieme alleviano il mal di testa. Questo è facile da provare, se qualcuno volesse cimentarsi insomma, in una ricetta semplice di Degarda, comunque la malga moliente, la salvia era considerata una panacea in tutta la tradizione medica antica, no? Salvia, la parola stessa legata alla parola salus, salute ma anche salvezza, eh? C'è questo doppio, doppia connotazione, poi salvezza come salvezza in senso integrale, olistico, diciamo, della persona. Scusi, sì. Mi chiamano anche i rimedi della nonna, nel senso che, non so, in ogni famiglia la nonna ha detto, non so se mangi la salvia, nella sensazione di caldo, per esempio, oppure la malva appunto è un antinfiammatorio, se è un eccesso, per fare il decotto, oppure i decotti, le varie cose che ci hanno tramandato, per il meglio delle nostre nonne, potrebbero essere paragonate. Sì, assolutamente, assolutamente, infatti molti dei rimedi che troviamo in queste ricette sono proprio i rimedi delle nonne. Noi diciamo il rimedio delle nonne, salutando, non diciamo il rimedio dei nonni, eh? Quindi è sempre una tradizione femminile. Per esempio, ora non so se vi ho portato, sì, insomma, perché io poi ho tutta una serie di ricette un po' carine. Questa è di trottola, non è questa però, è di trottola del Ruggero, ecco, che un pochino illustra quello che diceva lei. Cioè, trottola del Ruggero, una medichessa salernitana, una figura molto importante della storia della medicina del Medioevo, spiega come affrontare le difficoltà del parto e dice che è utile una donna partoriente con difficoltà che faccia un bagno nell'acqua, cosa che si fa tuttora, tutt'oggi anche negli ospedali, no? Quindi l'acqua allevia i dolori del parto, aiuta a sciogliere. E lei dice anche quali erbe mettere nell'acqua, altea, fieno greco, senilino, orzo. Fai che i lati del suo corpo, il ventre, i fianchi e la vagina siano spalmati con olio di viole o olio di rose. Il massaggio. Fa che sia massaggiata con essi vigorosamente. Ecco, quindi il massaggio, anche oggi viene praticato, no? Le donne in travaglio, il massaggio allevia e aiuta. E poi c'è una cosa buffa, perché dice, fai in modo che sia fatta starnutire con polvere di incenso infilata nel naso. Questo è un elemento un po' aneddotico particolare, cioè la donna se starnutisce partorisce prima, no? Perché lo starnuto crea in qualche modo un'apertura, no? E quindi si infilava nel naso questo incenso che provocava lo starnuto e probabilmente rendeva il parto più veloce. E poi che la donna sia condotta a passo lento a passeggio per la casa. Insomma, sono ricette dell'anno 1200, quello che è, che non ci dicono niente di nuovo rispetto a ciò che si fa tuttora nella pratica della medicina dolce, no? Della medicina naturale. Allora, l'oxinzacara era un composto che adesso io non ricordo assolutamente da che cosa è composto, però era un composto che era molto ben conosciuto allora, cioè dire oxinzacara significava che c'era un po' di quest'erba, un po' di quest'altra cosa, eccetera. Ora io una volta me lo ricordavo, l'avevo memorizzato, ma mi sono totalmente dimenticata che cosa contenesse. La prima è, secondo te, cos'è dovuta questa recrudescenza poi della persecuzione alle streghe? C'è anche il processo storico, tu parli del 600 che addirittura non vengono visitate. E la seconda, come si diventava strega? Cioè c'era una tradizione familiare oppure c'era una sorta di il Malleus diceva che una strega era sempre figlia di una strega, cioè
che il sapere si tramandava di madre in figlia, quindi una donna strega aveva, trasmetteva i suoi saperi a una figlia femmina. No, questa era un po' l'idea così folcloristica, diciamo, ma ci credevano veramente. Di fatto, un po' era così, nel senso che essendo saperi tramandati, chiaramente quando si aveva una mamma o una nonna che assistevano ai parti, che facevano i medicinali, eccetera, si imparava semplicemente per la presenza, perché si aiutava, perché si assisteva, e poi si imparava a propria volta. Si sentivano ripetere queste formule e poi si portavano avanti alla morte della nonna, della mamma, eccetera. Quindi erano tutti saperi, imparati all'interno della famiglia. Anche se qualche volta si dice... Ora, che cosa si diceva del Sabba? Si diceva che le streghe si riunivano periodicamente intorno a un albero sacro, a una luce di benevento, eccetera, insieme ad altre streghe. Ora, probabilmente questa immagine è un po' una deformazione, anche ideologica, diciamo, di qualcosa che forse avveniva, cioè che erano delle riunioni di donne, magari in periodi particolari, in periodi della raccolta di certe erbe, per esempio. E allora le donne anziane insegnavano alle più giovani quando si raccoglieva l'iperico, quando era il periodo, noi diremmo oggi, balsamico, dell'altea, della camomilla, eccetera, e quindi all'interno di queste comunità sapienziali femminili si tramandavano questi saperi, sempre per via orale, naturalmente. E ecco, poi nell'immaginario, nell'immaginazione, questi incontri rituali di donne legati magari ai riti agrari o ai riti di passaggio delle stagioni, sono diventati il Sabba, la riunione delle streghe e quant'altro. Faceva molto paura la trasmissione orale da donna a donna, e questo c'è uno dei processi di cui mi sono occupata nel libro, che dice come una curatrice dell'area del Reggiano, si chiamava Gabrina degli Arbeti, viene condannata non tanto perché pratica la medicina magica, ma perché insegna alle sue pazienti a farsi le cose da sole. Cioè, infatti, nelle carte del processo c'è sempre questo ricorrere delle parole, insegnò, istruì, no? Insegnò, istruì. Un modo quasi ossessivo, come dire, la tua colpa non è di saper fare quelle cose, ma è di diffondere il tuo sapere a una comunità più vasta. Quindi se una donna che sa non è pericolosa all'interno della comunità, però molte donne che sanno diventano pericolose. Infatti questa Gabrina, che non è stata condannata a morte, è stata però condannata a una punizione esemplare, cioè il taglio della lingua, proprio in linea con il processo, cioè le viene tagliata la lingua, che era il suo strumento di diffusione della sua conoscenza. Senza di quella, probabilmente lei era analfabeta, quindi non poteva scrivere ciò che sapeva, e aveva finito di praticare, e probabilmente anche un monito per le altre donne, casomai venisse la loro voglia di seguire le orme di questa Gabrina. Per cui ecco anche qui la valenza della parola e della trasmissione del sapere. Quindi chi ha il suo sciamano, curandero, però così sempre uomini? Quindi non so, degli Incas. Io conosco poco le culture sudamericane, però per esempio presso gli indiani, i nativi americani, insomma, la sciamana donna c'è, cioè, credo anche nelle culture africane c'è la donna. Sì, ecco, certamente non è una figura a esclusivo appannaggio del femminile, se allarghiamo un po' la nostra indagine geograficamente al mondo, diciamo, sì, c'è anche lo sciamano uomo, però ecco, in molte culture la donna è molto ben rappresentata in questo. Sono uomini di cura, insomma. Eh sì, sì. Ora proviene in mente la curandera, no, la curandera comunque una donna. Il volo della strega è un po' legato all'elemento sciamanico, no? Il volo sciamanico. Una sorta di volo anche in questo caso. Infatti alcuni studiosi pensano che il volo del Sabba in realtà fosse un volo onirico, no? In qualche modo un volo della mente,
se no avevano a che fare con tutte quelle piante che abbiamo visto prima, molte erano piante psicotrope, allucinogene, e forse chissà che veramente qualche volo se lo sono fatto, insomma, però non era un volo reale. E magari durante il processo raccontavano ciò che avevano visto qua in sogno. Quindi certe virtù di questi tempi, di queste erbe, sono state poi confermate nella... Dalla scienza. Sì, sì, addirittura sulle erbe del volo sono stati fatti degli studi, no? Quelle che dicevamo prima. La belladonna, la mandragora, la cicuta, eccetera, cioè le erbe psicotrope. Ora, alcuni studi hanno proprio rilevato quali sono gli effetti che hanno, per esempio, all'inalazione. E alcuni rilevano che tra gli effetti, appunto, di allucinazione, proprio anche, sono anche delle sensazioni epidermiche di presenza di qualcosa sulla pelle, come di piume o di penne, addirittura vengono proprio descritte così. E quindi avrebbe senso un collegamento con un racconto che queste donne magari facevano di un loro volo appunto sciamanico, no? Diciamo una loro visione, dove avevano delle sensazioni anche epidermiche forti dovute all'inalazione di queste piante, e potevano essere sensazioni di questo tipo, quindi proprio di avere qualcosa sul corpo, delle penne. Quindi da qui l'idea del volo, no? della trasformazione in uccello. Poi ricordiamoci la parola strega della Strix, che era un gufo, il Barbagianni. Quindi comunque questa idea del volo c'è sempre stata, l'idea della strega. Così. Sono tutti elementi collegati, ma che magari contribuiscono a comporre un quadro, un puzzle. Sono tanti pezzi che potremmo mettere insieme. Io ho ricordi di donne moretrici di tutti i paesi, che penso siano comunque donne che hanno continuato a tagliare i primi del Novecento. Sembrano essere figure che sono scomparse o stiano scomparendo. Qual è quella cosa che si potrebbe fare per non perdere questi saperi? Sicuramente quello che si potrebbe fare è cercare di salvare il più possibile di ciò che ancora c'è, perché in effetti credo che si stiano esaurendo le generazioni di queste donne di sapere, perché ora negli ultimi 50 anni le cose sono andate così velocemente che è molto difficile recuperare quella dimensione, cioè quasi nessuno più vive quella dimensione. Però molti sostengono che ci siano ancora alcune donne anziane, per esempio nelle aree di montagna o sugli Appennini, che ancora chissà dove trovarle ci va. Allora, ciò che si potrebbe fare è un lavoro di scavo non archeologico ma antropologico, quindi di andare a recuperare, a intervistare, mettere per iscritto, lavoro che peraltro molti fanno, molti antropologi, mettere per iscritto ciò che quest'ultima, probabilmente generazione di donne, può dirci, e poi magari lavorarci a livello culturale. Credo che questo possa essere un futuro auspicabile, plausibile. Io per esempio ho intervistato una signora di Polaveno che curava facendo i segni, curava i vermi e il fuoco di Sant'Antonio. Il 16 presentiamo qualche brano di questa intervista. Più che salvare le donne, bisognerebbe salvare il loro sapere. Perché... Sì. Poi c'è da dire un'altra cosa, secondo me, che la validità e l'efficacia spesso di questo tipo dell'insieme di cure è un po' discorso della psicosomatica, cioè dipende anche dall'ambiente in cui la situazione è inserita, dipende da quanto tu ci credi e da quanto lei ci crede, e proprio anche dal tipo di ambiente. C'è un esempio famoso dell'antropologo dove gli aborigeni, che avevano preso una malattia verso interite presa da noi occidentali, se la medicina, antibiotico, la medicina gliela dava, lo stregone guariva, se gliela dava il medico no. Cioè, oramai la psicosomatica non è più un qualcosa di... Effetto placebo, certo. C'è tutto questo, quindi
il discorso è sicuramente di cercare di salvare, nel senso di registrare, adesso c'è molta più possibilità, sì. No, di, non è più solo tramandare oralmente, ma si possa registrare, filmare, scrivere, trascrivere, fotografare, e c'è molta gente che l'ha fatto anche qui a noi, tra l'altro. Io conosco un sacco.